ipotesi di riorganizzazione della macchina comunale, uno studio operato dal gruppo consiliare di Italia dei Valori al Comune di Napoli. Questo è il tema dell'odierna puntata del Taccuino Politico della Campania. Iniziamo la nostra carrellata con il consigliere relatore, il consigliere Luigi Esposito, vediamo. Ecco, possiamo dire che stamattina forse parte realmente questo progetto oppure sarà l'ennesimo, come qualcuno pensa, l'ennesimo show? Allora, io devo dire che questo si tratta di uno studio che il gruppo Italia dei Valori ha effettuato. Questo studio è durato 3 mesi e sono stati coinvolti i 14 consiglieri comunali IDV, una quarantina di dipendenti comunali, una decina di tecnici esterni tra ingegneri e commercialisti, e sono stati intervistati più o meno 400 dipendenti comunali che raggruppano l'intero universo dei dipendenti comunali. Voglio ripetere che questo è uno studio che poi dopo sarà passato all'amministrazione e quindi l'amministrazione vedrà cosa poter prendere e cosa non poter prendere. Da questo studio lei si è fatto un'idea? Ah, di sicuro mi sono fatto. Se ce la puoi in qualche modo. Allora, lo studio comprende all'incirca 540 pagine e tante tavole, quindi è uno studio complesso. L'idea che mi sono fatto, io voglio fare una premessa, io sono un ingegnere gestionale, si interessa proprio di gestione di aziende, l'idea che mi sono fatto è che bisogna finalmente mettere per davvero mano alla macchina comunale, bisogna rivedere parecchi servizi, bisogna rafforzare determinati servizi, bisogna invece ridurne altri, quindi c'è da lavorare. Una cosa che volevo dire è che questo studio è completo, cioè parte da un'analisi iniziale e poi trae delle sue conclusioni. Ed ancora altri intervenuti al dibattito successivo alla relazione del consigliere Esposito. Uno studio per una successiva proposta, il consigliere Carmine Sgambatti, non fa parte del gruppo di Italia Valore ma della lista Napoli, Napoli è tuo. Ma siete... Siamo comunque cugini, è una lista affiancata che ha voluto Antonio Di Pietro, che ha voluto IDV e che è stata condivisa pienamente dal sindaco De Magistris, anzi è stata creata, ecco, dal sindaco. Sulla proposta? Sulla proposta di una nuova riorganizzazione appunto della macchina comunale, come è intestato oggi il convegno. Vede partecipare tutti esponenti dell'IDV in quanto è il partito di maggioranza relativa e in quanto tra i suoi uomini annovera Luigi Esposito, che è un ingegnere che si occupa appunto della riorganizzazione del personale e di cui ci avvaliamo noi, il sindaco e il consiglio comunale, la giunta, affinché possa portare a termine delle nuove innovazioni per l'efficienza e l'adattamento dei costi. Marco Russo è consigliere comunale di Italia dei Valori, dunque si fa sul serio, c'è un'ipotesi reale, qualcuno vocifera che a più presto prenderà corpo con una delibera in giunta comunale. Finalmente si parte. Sì, penso che è giunto il momento di dare una scossa a quello che è la macchina comunale, che negli ultimi anni insomma non ha prodotto ottimi risultati, ma anche per uno stato di invecchiamento di tutto il personale. Noi siamo praticamente una delle amministrazioni con una percentuale di persone che hanno superato i 55 anni che è molto molto elevata. Quindi, non potendo fare assunzioni, l'unica formula da trovare in questo momento è quella di ottimizzare i servizi attraverso una riorganizzazione della macchina comunale. Ospite molto molto interessata la consigliera regionale del gruppo di Italia dei Valori in Campania, Anita Sala. Dunque stamattina sembra che si faccia sul serio. C'è un'ipotesi, uno studio per far partire una proposta di riorganizzazione della macchina comunale. Certamente dopo un anno, i primi giorni era impossibile, ma dopo un anno seriamente si deve ripensare a mettere in moto la macchina comunale. Sappiamo che per far passare delle linee politiche c'è bisogno dell'aiuto degli staff, dei dirigenti e dei funzionari ed è molto importante per poter fare quello che si intende nel programma. Si parte, si fa sul serio, oggi c'è uno studio per una nuova ipotesi di riformulazione della macchina comunale, è veramente un punto di partenza questo? È sicuramente il primo punto programmatico che mette in campo Italia dei Valori, lo mette a disposizione dell'amministrazione comunale, anche perché c'è bisogno di ripartire da una riorganizzazione dell'intera azienda, a partire
sia dalla macchina comunale ma anche per quanto riguarda una rivisitazione di tutto quello che è il mondo delle partecipate. Finalmente la politica sta prendendo coscienza che senza una riorganizzazione delle risorse umane e senza una efficace ed efficienza della spesa pubblica non si va da nessuna parte. Del resto basta immaginare che il Comune di Napoli è sicuramente la maggiore azienda della provincia di Napoli e probabilmente dell'intera regione. Se non si parte da questo non si inizierà mai il percorso virtuoso. È un primo appuntamento che l'Italia dei Valori mette in campo, ci saranno altri per quanto riguarda le politiche sociali, i trasporti, le politiche sul lavoro, e intendiamo come Italia dei Valori mettere al servizio, così come ha fatto in questo caso il consigliere comunale Luigi Esposito, tutte le eccellenze che all'interno del partito ci sono per mettere su un programma il più efficace possibile. Ecco, lei si sente di dare un consiglio da questore personale della Regione Campania al, da dirigente degli eletti di Italia dei Valori ai consiglieri comunali che si troveranno da qui a poco a dover decidere su questa proposta? Ma il consiglio, se così si può dire, è certamente di avere un approccio rispetto all'ente pubblico così come farebbe un buon padre di famiglia o un, ancora meglio, un manager di un'azienda privata. Se non si parte da questo presupposto continueremo ad essere le amministrazioni che assumono a iosa, le amministrazioni della spesa pubblica, una carenza nei servizi che offriamo e quindi non faremo un buon servizio ai nostri concittadini. Luigi Esposito ha fatto un esempio, ha detto la macchina comunale dovrebbe essere un prato inglese e invece una giungla con dell'erba altissima, questo fa riflettere. Beh, un bellissimo esempio, rende bene l'idea di quello che è attualmente il Comune di Napoli, di quello che ha ereditato questa amministrazione ed è il momento di incominciare a salvare gli alberi importanti in una giungla e eliminare le sterpaglie. Allora, assessore D'Angelo, stamattina si parla di una ipotesi di riorganizzazione della macchina comunale. Lei cura un settore particolare dell'amministrazione comunale che è quello dei servizi sociali. Anche lì probabilmente c'è bisogno di rivisitazione. Non di più, non di meno di quanto non sia necessario, occorre farlo in fretta, riorganizzare complessivamente la macchina amministrativa. Per i servizi sociali noi partiamo da un elemento di vantaggio che è il seguente: disponiamo di circa 350 assistenti sociali e mai questa condizione si è realizzata nel passato. 350 assistenti sociali ci consentono di dare un ruolo significativo ai centri di servizi sociali che chiameremo da questo momento in poi centri di cittadinanza. Ogni territorio disporrà di risorse umane e competenze in misura diversa a seconda dei problemi che i territori hanno e delle risorse che già troviamo sul territorio. Vi sarà la possibilità quindi di specializzare queste risorse, di avere risorse dedicate ai Rom piuttosto che ai disabili, piuttosto che ai minori, che agli anziani. Ecco, questa è la vera rivoluzione. Distribuiamo in maniera disuguale le risorse sul territorio per una soluzione egualitaria, la più equa possibile.